il cinema ti impone poi una sua misura, ed è una misura che nasce anche dai suggerimenti che ti danno i volti degli attori. 42. Comincio con una domanda abbastanza classica, ovvero come nasce poi alla fine questa storia, la storia del bambino nascosto, e cosa vuol dire per un regista e un autore declinare una storia dalle pagine alla pellicola? Perché tra l'altro ciò che funziona su carta non è detto che funziona allo stesso modo su pellicola. È difficile dire da dove vengano le idee, nel senso che qui c'è stato sicuramente l'arrivo di questa immagine di un bambino che in fuga da qualche cosa di terribile, di cui lui stesso non conosce fino in fondo le conseguenze, e che imbocca questa porta sapendo che in fondo quest'uomo, che lui conosce appena perché è uno straniero in questo condominio, è l'unico che lo può salvare. Questa intuizione, diciamo, che proprio lo sconosciuto, l'unico che sfugge ai codici dominanti in quel quartiere, possa essere un possibile salvatore. È una scommessa che fa. Beh, adattare un proprio romanzo è sempre un'acrobazia, e quasi sempre io mi affido alla necessità di scoprire una strada diversa. Il romanzo ovviamente è l'ispirazione fondamentale anche del film, però in questo caso con Franco Marqualdi, che mi ha aiutato nella sceneggiatura, abbiamo trovato un esito imprevedibile nel finale che in qualche modo capovolge il finale del romanzo. E quindi direi soprattutto questo, cioè il cinema ti impone poi una sua misura, ed è una misura che nasce anche dai suggerimenti che ti danno i volti degli attori, in questo caso del bambino Giuseppe Pirozzi e di Silvio, e a loro ha affidato una possibilità diversa di concludere la storia. Il film ha alcune sequenze che sono molto intense, tra cui anche quella finale sullo scappare, però ce n'è una più semplice che mi ha molto colpito, ed è proprio come inizia il film, con la poesia recitata dal maestro. Generalmente le persone molto intelligenti, molto intellettuali, sembrano quasi, no, degli dèi, è difficile raggiungerli. Il fatto che lui dimentichi per un attimo la parola, non è sicuro, lo fa sembrare più umano, e secondo me noi scopriamo l'umanità effettivamente di Gabriele, poi il personaggio di Silvio Orlando. Questo è anche la grandezza di Silvio Orlando, cioè Silvio ha questo tono dimesso di una vita che può appartenere a tutti noi. È un intellettuale nel film, perché è un uomo che si è rifugiato nella musica, non parla con nessuno, sta in una solitudine, in un certo senso è uno che si è nascosto, anche lui. Non è solo il bambino nascosto, anche lui è nascosto. E la poesia è un suo modo anche di resistere alla bruttezza del mondo. E quella sequenza iniziale ci collega proprio al suo essere un uomo, come dice, un uomo fragile, un uomo che poi attraverso l'incontro con questo bambino è come se entrasse in casa la realtà, come se per la prima volta attraverso questo bambino imbucato in casa sua lui scoprisse la realtà e si facesse carico della realtà, perché vive in questo quartiere e non ha mai fatto i conti con questo quartiere. È anche una scoperta delle emozioni e dei sentimenti. Assolutamente, cioè lui è un uomo che in un certo senso non ha previsto discendenze, figli, e si ritrova quasi dopo un training emotivo, progressivo, perché c'è una diffidenza all'inizio, a scoprire quello che si può definire un amore. Tu già da molti anni hai fatto delle scelte incomprensibili e ne stai pagando le conseguenze. Ti sei condannato al fallimento. Voi che potevate, perché non ve ne siete andate da qua? Volendo siete ancora in tempo. Perché non ve ne andate? Come hai fatto a entrare? Tu sei Ciro, il bambino nel piano di sopra. Tu mi aiutò. Mi nascondo. Ma perché non mi dici che cosa avete fatto tu e il tuo amico? Qualcuno lo sta aiutando a nascondersi. Chiunque sia questo tizio, dura solo pochi giorni. Maestro, ve ne andate solo sul letto per stare a quest'ora? Siamo fottuti, Gabriele. Tu a Ciro te ne hai scordato! O se no siamo morti tutto qua! Tu fai schifo. Qui
Quindi per la legge questo bambino è spacciato. Perché te lo sei tenuto in casa? A gioventù di... Pronto? La vita è piena di zone d'ombra. Dovessi scegliere tra la legge e l'amore, sceglierei l'amore. Ma capisco questa cosa. Una cosa esordata. Saccia quello che vuoi. Saccia quello che vuoi. Tengo paura in su. Tengo paura in su. Tengo paura in su.